Il carcere è stata anche un'esperienza da un certo punto di vista positiva, visto che sono riuscito a evadere, tra l'altro con un numero cospicuo di persone, però voglio dire, io dividerei in due il ragionamento su questa cosa qua. Uno che è strettamente politico-organizzativo, le Brigate Rosse, la prigionia politica, i prigionieri politici in quegli anni. Questo, almeno per quanto riguarda principalmente le Brigate Rosse, ma anche altre realtà, poi si sono relazionate con quello che si faceva, veniamo da quella che bene o male era la cultura comunista storica, cioè nel senso che... il carcere per un comunista deve diventare, in un periodo rivoluzionario, deve diventare la scuola del partito, cioè nel senso che il carcere è un momento nel quale tu non puoi partecipare allo scontro esterno, però dentro il quale costruisci, tendi a costruire i quadri, tendi a continuare la lotta attraverso i tentativi della liberazione, così. Questo è un aspetto sul quale l'organizzazione delle Brigate Rosse si è relazionata in tutti quegli anni, sia dandosi strutture all'interno, sia cercando di costruire, nella stragrande maggioranza costruendo, dei rapporti con la realtà sociale del carcere, cioè con l'extralegalità, con quello che noi chiamavamo il proletariato marginale, no? Che in qualche modo, tra l'altro, in quegli anni ha espresso anche lui delle avanguardie. Al di là di quelle che ha espresso poi in carcere, ricordiamoci che negli anni 70 nascono i Nuclei Armati Proletari, un'altra organizzazione combattente che veniva principalmente dalle realtà dell'extralegalità. Ecco, io però questo è un aspetto più... Per me c'è un aspetto sociale del carcere di quegli anni, che secondo me non si differenzia dalle altre realtà, però si caratterizza perché è una realtà chiusa. No? Dico, non si differenzia perché? Perché il livello di solidarietà lo si vive nei quartieri, lo si vive nelle fabbriche, l'identità collettiva è una realtà che si dipana all'interno della società in generale. Parlo di quegli anni. Lo si vive anche però all'interno del carcere. Infatti io dicevo una volta con i compagni che mi ponevano la domanda da dove avevi iniziato a scrivere, la prima idea che mi era venuta di scrivere era stata sull'evasione che avevo fatto a Treviso. Sono evaso con altri 12 detenuti, tutti comuni, solo un altro era un compagno che aveva dei rapporti con l'autonomia padovana di quegli anni. Perché? Perché volevo scrivere quella cosa? Perché l'evasione, non sto a spiegare il libro, perché il libro, se qualcuno vuole i particolari lo legge, ma in quell'evasione di fatto è stato coinvolto tutto il carcere. È stato coinvolto tutto il carcere, che non era un carcere normalissimo, non era un carcere speciale, non c'era... Sì, c'era qualche malavitoso di medio-alto rango, ma la stragrande maggioranza dei detenuti lì erano detenuti di quella che era l'extralegalità di allora, il ladruncolo, allora dato lo spaccio era ancora una cosa molto marginale, cioè per cui maggioranza, ladruncolo, truffatore, quelli che era l'extralegalità che si arrangiava per mettere assieme un reddito minimo. Addirittura lì ci viene coinvolto anche il minorile per particolarità di quel fatto. Perché dico questa cosa qua? Perché bene o male l'evasione viene realizzata da 13 persone, ma perché possa essere realizzata in un qualche modo, chi più chi meno, coinvolge tutto il carcere. E coinvolge senza un tornaconto. Anzi, l'unico tornaconto della stragrande maggioranza della gente che poi è restata lì è stata quella di subirsi la repressione successiva, di avere l'indurimento del carcere, per cui non c'è un qualcosa soggettivo di guadagno. C'è un'identità collettiva che non è politica, perché
stragrande maggioranza della gente che era lì, sì, rispettavano i compagni, le Brigate Rosse, ma perché avevano fatto delle lotte all'interno del carcere, avevano fatto degli attacchi anche dall'esterno, che in un qualche modo loro vedevano forse positivamente anche per dei loro interessi, ma non c'era un'unità politica. C'era un'unità di identità, l'amico e il nemico. Chi è dentro è l'amico, chi chiude le porte è il nemico. Per l'amico che ha bisogno di difendersi, di evadere, di quello che si può fare, si fa. Ecco, non dico che allora non ci fosse l'infamone o quello che. Però nella stragrande maggioranza dell'identità collettiva quegli anni sono caratterizzati da un filo rosso, da un filo che univa culturalmente, socialmente grosse fasce sociali e questo anche all'interno del carcere. Ecco, questo secondo me è un elemento importante da capire. Oggi io quando sento parlare, ci sono tanti compagni che sono in semilibertà o in lavoro esterno, no? Per cui vivono tutt'oggi all'interno del carcere. Se io non ci sono è perché per ragioni fisiche sono cardiopatico e così, mi hanno messo in detenzione domiciliare, se no ci sarei anch'io. Ecco, quando parlo con questi compagni mi relazionano, mi parlano di una realtà del carcere che non c'entra assolutamente niente con quella di quegli anni. Maredi, tossicodipendenti, guerre interne in cui c'è un individualismo, c'è tanto il carcere e poi uno spaccato in brutto della società, perché se poi andiamo a vedere in un qualche modo il quadro anche esterno che oggi ci troviamo di fronte. Ecco, secondo me questo è il grosso fatto sociale, culturale, che differenzia e caratterizza quel periodo storico. Cioè non c'è necessità di un'identità politica, di un'identità di progetto per trovare solidarietà, punti di unità, momenti da vivere assieme. Ecco, quello secondo me è la grande ricchezza che io mi sento oggi molto contento di aver vissuto, soprattutto quando sento parlare delle realtà, delle marginazioni dell'oggi, della chiusura, dell'individualismo. Ecco, io ho avuto la fortuna di viverlo.